Grazie per i complimenti. Sì, era una vittoria che cercavamo da più di un mese dopo Taranto. È stata sofferta, però era importantissimo portare questi 3 punti a casa dopo anche la sconfitta con la Cavese. È stata una bella risposta del gruppo che ci siamo uniti. È andata bene. Ecco, dobbiamo ripartire da questa partita. Io faccio esempio dell'ultima partita con la Cavese che. Diciamo, il pubblico non è stato tanto dal nostro lato, quindi sì, lo posso capire anche per il risultato. Invece oggi quando ho iniziato a cantare, anche se non è tutta piena la curva, però anche quei pochi tifosi che ci sono ci danno una forte carica e sono importanti per noi. Poi sì, è stata sofferta, però se andiamo a vedere le occasioni, solo un'occasione hanno avuto Nidi a tu per tu col portiere. Poi secondo me. Sì, l'abbiamo gestita così la partita anche perché loro hanno messo 3 punti veloci, quindi dobbiamo stare attenti sulle palle lunghe. Siamo stati bravi tranne in un'occasione. Poi sì, l'abbiamo aspettati, però secondo me la partita sì, è stata sofferta negli ultimi minuti, però come ho detto prima abbiamo avuto tante ripartenze, tante occasioni che potevamo sfruttare meglio, in primis io potevo fare il gol. Dobbiamo migliorare in questo, da questa partita e cercare di sfruttare tutte le occasioni che abbiamo perché chiudere le partite è importante perché sennò l'avversario può sempre rientrare in gara. Io non mi piace ora cercare delle scuse alibi, però. Dopo un po', giocando tante partite di fila, si può accusare un po' il calo fisico, però ci sono il primo che sa che posso fare di più e devo fare di più per la squadra e sto cercando di rimettermi in gareggiata e dare sempre il massimo. E questo anche ringrazio il mister che mi dà sempre la fiducia, mi manda sempre in campo e io cerco di ripagare e sto cercando di fare il massimo. Onestamente penso che non era un fallo da giallo perché. Neanche ci siamo visti, è stato uno scontro fortuito, quindi è stato un po' esagerato secondo me il giallo, però sono decisioni arbitrali che quasi sempre un po' ci vanno a sfavore, però niente, l'importante è che abbiamo portato a casa i 3 punti, quello era l'importante. Mi dispiace saltare la prossima partita, però so che la squadra c'è e spero in un risultato positivo. Sì, oggi ho giocato dal lato sinistro, di solito gioco a destra, quindi oggi ero al lato di. Con Ortisi e Pedrugo ci siamo trovati bene, anche in questa occasione abbiamo fatto un bello scambio, peccato che non siamo riusciti a segnare, però come ho detto prima dobbiamo essere bravi a chiudere la partita, però secondo me è da questa partita che ci dà più fiducia, ci dà più consapevolezza dopo un periodo no, dopo un periodo difficile anche di risultati e secondo me questa partita è importante e dobbiamo ripartire da questa e cercare di dare continuità ai risultati.